Ok, eccoci qua. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati come al solito sul mio canale. Inizio con... Scusatemi. Non mi piace, però effettivamente è giusto comunque anche porgervi un po', diciamo, le mie scuse se in questo periodo effettivamente avete notato come sul canale non sia arrivato nulla. Ci sono state penso 2 settimane anche senza video e poi anche pochi video nell'ultimo periodo da quando è terminata l'estate, diciamo, è arrivato settembre, mi sono un po' perso, un po' forse anche a causa di destino, un po' di... insomma, tanti motivi, però... Comunque, sapete solo che la voglia di fare video c'è sempre e devo solo però, cioè, almeno impegnarmi un po' di più, ecco, forse quella. Talvolta un po' mi dedico all'ozio perché ho proprio piacere anche di rilassarmi, di riposarmi. Comunque, magari in settimana torno da lavoro e poi, ma sì, cazzeggiamo su Destiny, cazzeggiamo altrove. E quindi mi spiace se questo periodo in realtà, questo forse questa parte in realtà la dico più per me che per voi, perché la prima persona a cui dispiace in realtà poi non riuscire a dedicare il tempo che vorrebbe al canale sono io. Ho detto, dai, ritagliamo 5 minuti per un video fatto un po' così, come viene alla fine. Non credo farò tagli, neanche grande particolare montaggio. Dedicherò molto tempo al montaggio di questo video. Preferisco cazzeggiare, no, a questo video per... prima di tutto farvi un saluto, dire questa cosa e poi introdurvi a quello che potrebbe essere uno dei nuovi contenuti che mi piacerebbe portare sul canale. Certo, premettendo che forse è il caso che inizi a riprendere, a riportare i classici contenuti, quindi certamente cercherò di continuare a portare video dedicati al mondo dell'hardware, perché sono persone comunque che mi seguono, credo che siano interessate a quell'aspetto, soprattutto perché mi piace perché porto un approccio disinvolto, credo comunque serio, sì, ma non troppo. Perché le recensioni serie non servono a nulla, dirvi cose che leggete sulla carta trovo stupido farle, trovo perdere tempo guardare video, ascoltare roba del genere che non danno nulla di più se non quello che già sappiamo. Preferisco farle come sempre fatto, non mi interessa farle diversamente. Vorrei magari ogni tanto riportare qualche gameplay, però ne farò veramente pochi perché poi vi confesso, io ci dedico tempo e se poi quel tempo nel video vedo che viene poco seguito o meno, dico cosa l'ho fatto a fare. Magari quel tempo potevo dedicarlo a fare un video che poteva essere più seguito, poteva divertire più persone, eccetera. Quindi forse lì c'è quella delusione del video non seguito che mi porta a dire non ho voglia di farlo, non dedico tempo. Però magari qualche gameplay così su Destiny, visto che ci sto giocando, il tempo per le stream vedrò come sarà per poterle fare. Per quanto si avvicini il periodo invernale, vorrei portarvi un po' video, qualche video, riportarvi video in moto, in macchina e perché no, adesso che ho, praticamente voi non ancora avete visto, però avete visto qualche foto su Instagram, perché no? Seguitemi anche su Instagram, così, tac, seguite quel chiocciola del Ghost 90, mi trovate, sono lì, così rimanete un po' informati, nonostante vi faccia magari meno video, però sapete, esisto sempre, ci sono sempre qui con voi. Quello che quindi mi piacerebbe poi riportare, visto che ho praticamente finito di assemblarmi un PC e poi video sul DrivePod, quindi i simulatori di guida, soprattutto i gameplay, vorrebbero poi portarsi sul lato motorsport, quindi associare a quello che è sempre stata una passione, i videogiochi, a quella dei motori, in una unica... dedicata appunto al sim, ai videogiochi simulativi di guida. A tutto questo si vorrebbe aggiungere video su questi. Che cos'è questo? Questo non è molto importante che cosa sia. È praticamente qua vedete ci sta un USB, qua esce il cavo, serve come piccolo rinforzo stampato con la stampante 3D per il cavo della Apple, che pensano bene che non sia il caso di rinforzarli troppo, fare i cavi belli, eleganti, ma del cazzo che si rompono dopo un po', visto che mia madre c'era il suo cavo che si stava un po' rovinando. Le ho stampato questo, così mette il cavo ed evitiamo che poi quei connettori siano esposti alla luce del sole e che poi abbiano contatti tra di loro e il cavo si debba buttare, quindi è un rinforzo per quello. Ma quello che ho detto importante è stampa 3D. Mi piacerebbe portarvi una serie mensile dove andrò a stampare mensilmente delle cose, farvi vedere che cosa ho stampato, che cosa ho fatto e magari con dei contenuti regalo mensilmente. Ho stampato, ho ristampato un Darth Vader bianco. Così, bello, eh. Ve li faccio vedere così un po' velocemente, giusto per farvi capire che cosa, dove andremo ad orientarci. Qua, visto che è uscito Battlefront, ho stampato in trasparente un casco di... di un trooper, insomma, di un clone, dove è molto carino perché in realtà qua non si apprezza molto bene visto che è in trasparente. Ho scelto certamente, è bello fosse per me da vederlo dal vivo, in camera, non so se renda,
È bello perché è rotto con il teschio. Molto bello questo progetto che ho trovato online. Poi lo ristamperò magari anche in scala maggiore e magari in bianco, magari poi anche da colorare. Questo è una cosa fighissima che devo. In realtà, questo è un. Devo ancora finire, ma con un pezzetto qua bianco. È un supporto per controllo PlayStation 4 che è bellissimo. Questo di Destiny, c'è anche di Overwatch, c'è anche neutrale. Per concludere con qualcosa di un po' maniaco. Un body, mi è piaciuto molto stamparlo perché in realtà volevo provare il materiale trasparente e credo che renda tantissimo questo il materiale trasparente, non so, boh, forse c'ha un culo un po' grosso effettivamente se ci faccio caso, però secondo me è molto bello come materiale trasparente per certi prodotti, ad esempio questo o altri. Spero che questo non sia non venga del tutto poi censurato dal video e questo video diventi solo per adulti per un busto che potrebbe essere paragonabile a un cavolo, quindi niente. Fare una serie dove andrò a stampare delle cose, magari chiederò a voi di suggerirmi che cosa stampare o che cosa creare anche insieme, quindi magari si faranno anche delle stream dove io siamo lì e creiamo un progetto insieme e lo realizziamo, lo stampiamo e poi magari ne stampo due, uno per me e uno da regalare, quindi cerco anche magari per i primi mesi di mettere mensilmente nel video, vi dirò, non so, iscrivetevi qua per ricevere in omaggio una stampa, chiaramente ci sarà una persona perché non posso spedire tutto a tutti per i primi mesi, perché ho detto primi mesi, magari per 6 mesi, per un anno, non lo so, perché poi ha un costo io spedire ogni volta una cosa, magari sono 10 euro e ok, certo, non, insomma, diventa più una spesa, cioè cioè, per carità, c'è il piacere di fare video, eccetera, però poi se ogni video vado in negativo, a un certo punto potete capire che diventa un po' difficile, quindi magari poi trovo delle soluzioni alternative per sviluppare l'idea, insomma, per migliorarla, però una cosa che avremo tempo da vedere, poi insomma, in realtà devo vederla io e magari discuterla con voi. Niente, quindi più o meno ho detto tutto, soprattutto scusatemi se in questo periodo non ho fatto molti video, scusatemi veramente infinitamente, quello che mi dispiace è quello, stavo giusto pensandoci in queste settimane, ogni volta tornavo a casa dovendo più che altro fare un video, non tanto volendo, però perché non volendo? Volendo perché è un po' stanco, perché magari poi non esce come voglio, quindi lo si fa un po' controvoglia, però c'è la voglia di farlo, il desiderio di coltivare quello che si è sempre fatto, comunque mantenere forse più che coltivare, e c'è un po' di delusione da parte mia su quello che sto facendo in questo periodo, quindi sono il primo a essere un po' rammaricato e con questo video cercavo anche un po' di metterci una piccola pezza e soprattutto darmi una piccola scossa forse in realtà. In realtà forse questo video adesso lo vedrete, lo starete vedendo, in questo momento che ci sto pensando è più un video rivolto a me che non a voi, però forse credo mi faccia bene. Poi mi è sempre piaciuta in realtà quella che è stata la trasparenza che ho mantenuto con voi in questi anni, il rapporto che si è andato magari anche a creare o no. Spero di poterlo comunque continuare a crescere e che possa, insomma, protrarsi il più a lungo possibile, fin tanto che io sarò qui con voi. Boh, lo vedremo insieme, sarà interessante scoprirlo in questo viaggio che ci attende da qui al futuro. Un saluto, un ringraziamento a tutti quanti voi, spero vi sia comunque piaciuto questo video, in tal caso lasciate un pollicino in su, io lo farò, io metto sempre like ai miei video, perché non farlo? Forse può sembrare triste, ma io ai miei video metto like perché comunque se l'ho pubblicato in qualche modo forse mi è anche piaciuto e quindi metto like ai miei video. Questo è tutto, sono Versa90, o semplicemente Stefano, ci becchiamo su questo canale con i prossimi video. Un saluto a tutti quanti voi, buona giornata, ciao ragazzi, buona serata, buona mattinata, buon proseguimento, che è perfetto, che va bene per tutti, ciao ragazzi.